un modulo si trasforma in un oggetto di arredamento. Volevo ringraziare la mia amica Elena che mi ha dato il permesso di usare la sua idea. Vi auguro una buona visione. Ho terminato il mio modulo, ho fatto tutto intorno un giro di punto basso ritorto, sul canale trovate il video se volete provare. Vi do un poco di misure, il mio sarà una volta assemblato un portatovaglioli, ecco perché vi dicevo di dover decidere la collocazione del lavoro che avremmo fatto, perché dovevate stabilire voi le misure. La mia mattonella finita misura 33x33. Questo è il tovagliolo che dovrà contenere e vi faccio vedere come andarlo ad assemblare. Il metodo è valido per il portatovaglioli, lo svuotatasche, il cestino, è sempre lo stesso. Ho girato la mia mattonella con il rovescio fronte a me, vado a mettere all'interno, nella parte centrale, i miei tovaglioli. Vi consiglio di dare sempre qualche centimetro in più se dovete fare un portatovaglioli, perché sapete che in commercio ci sono diverse misure di tovaglioli. Prendo il metro e vado a misurare la diagonale d'angolo. Che è circa 10, quindi io dovrò fare un angolo di 10 cm. Tolgo i tovaglioli, mi munisco di marcatori, quelli là tipo spilletta, e vado a creare i miei angoli. Quindi dovrò andare a chiudere 1 2 3 4 moduli da un lato e 4 moduli dall'altro. Vedete che 10 cm terminano all'inizio del quinto modulo. Vado a piazzare il marcatore. E faccio la stessa cosa su tutti i lati, vado a misurare i miei 10 centimetri. Voi naturalmente misurerete l'angolo in base alla misura finita che volete ottenere e in base a ciò che dovrete andare ad assemblare. Ecco qui, e vado a fare la stessa cosa su tutte e quattro i lati. Una volta che abbiamo misurato il nostro angolo, vedete che io ho posizionato tutti i marcatori, vi ricordo che il mio angolo è di 10 cm, lo andremo a chiudere in questo modo. Cominciamo da uno dei lati, pieghiamo così in diagonale verso l'altro marcatore e andremo a fermare il nostro angolo e faremo la stessa cosa per tutti gli angoli in questo modo. Una volta che abbiamo preparato tutti e quattro gli angoli, questo dovrebbe essere il risultato. Nel caso di un portatovaglioli andate a prendere la misura con i tovaglioli che dovete mettere dentro, prendete l'angolo che viene fuori, lo portate verso l'interno in questo modo
potete benissimo fare come ho fatto io, usando i marcatori prima di andare a fissare il vostro lavoro. Una volta che avete portato i lembi verso l'interno, li portate verso il basso esterno e qui andrete a fissarli alla base. Io perciò uso i marcatori, perché se ho bisogno di sistemare lo faccio prima di andare a fissare definitivamente il mio lavoro. Alla fine di quest'altra operazione ecco qui, questo è il risultato finale, vedete? Andrò dopo a sistemare tutti e quattro gli angoli, così come si presenterà il lavoro in modo definitivo. Vedete? Sui lembi che abbiamo ripiegato potete mettere delle decorazioni. Il mio, essendo in tema natalizio, sto preparando degli agrifogli da applicare agli angoli. Lascio a voi la facoltà delle decorazioni in base alla collocazione che vorrete farne. Mi auguro che anche questa volta il tutorial vi sia piaciuto. Io vi do l'idea, a voi tutto il resto. Intanto vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto per i prossimi tutorial. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete.